sentire dopo perché ora c'è l'anteprima, non posso parlare. Ma sto facendo un'anteprima di Sicilia Cabaret, decima puntata. E Stefano, tu mi passi. No, non dimmi, devi passare davanti. Perché c'è Danilo qua, stiamo facendo l'anteprima per Sicilia Cabaret. Ci possiamo sentire dopo? Sì, scusami un attimo, scusa. Sentitevi dopo, dobbiamo fare l'anteprima. A proposito, adesso la inizi tu, ci parlo io con tua moglie. Marita. Siamo qui proprio nel backstage del Teatro Jolly per questa anteprima. Io sono Danilo Lo Cicero, questa è una parrucca. E cominciamo con l'anteprima. Venite con me. Bloccato, mi aiuta. Decima puntata, stiamo per iniziare. Flip, che cosa è successo? Niente, io ho un dubbio. Che dubbio hai? Ma secondo te, che è una... Ma se io la avvicino così... Non la sentono. Mamma mia, che schifo! E allora, vieni con me, andiamo a scoprire, andiamoci a... Ci addentriamo, Stefano, andiamoci ad addentrare. Mentre c'è chi sta provando i balletti, il nonno saluta. Salvo Zaurdo, saluta Catania che ti sta sempre... Catania, fa la Sicilia, Palermo, forza Palermo, forza Catania. Grande, detto non catanese, ma molto bene, intanto sta... E allora, mentre chi si sta ovviamente aggiustando i capelli, lo fai apposta, perché no, ci sono no, io. No, te lo giuro, l'allungamento, lo faccio. Chris, allora, cosa dobbiamo... Spoilerà qualcosa, cosa farai questa puntata, decima puntata? Allora, praticamente, finalmente arresteranno Batman. Niente, lascia, sei il classico nonno. Esatto, poi alle puttigliare succederà una cosa incredibile. No, ma di te, cosa succederà? No, io non... No, come non ci sei? Io sono infiltrato. Ma come non ci sei? Io non... Dai, non vuoi spoilerare niente, spoilerare gli altri. O questo lo vuoi No, sempre là ce l'hai. E allora, mentre abbiamo le nostre ballerine che si stanno preparando, guardate, le stiamo facendo belle con la nostra Teresa, la nostra hair designer, a parrucchia, stylist. Ok, vuoi salutare qualcuno? Buonasera e ciao mamma. Come dalla ciao? Germania, mia madre in Germania. Ah, tua madre in Germania, allora salutiamo tutti. Biget, guten, frohe Weihnachten, Biget. Mamma, non capiscono niente. Germania. Ogni volta che io faccio l'anteprima abbiamo ai capelli Alessandro Aiello e Domenico Fazio. Perché studiare, ce lo facciamo da copione. Io in realtà i capelli non li faccio mai, me li fa apposta per l'anteprima. Ma perché state facendo i capelli a luci spente? Infatti questo volevo dire, dico, sta facendo i capelli a luci spente, quindi o il parrucchiere è un mostro o i capelli verranno una merda. Secondo me è la prima, è un mostro. A proposito, chi di capelli non ne ha, ma invece li coaffa, come si dice in francese, li pettina, eccolo qua, guardate, già si sta preparando Mimma. Io devo dire una cosa, ecco, dai. Ti siete ingasciati. Perché hai detto che non si può spolverare niente. Spoilerare! No, e a me questa cosa che non si può spolverare. Spoiler è sempre il solito, Ma tu sei fuori, dov'è? Io sto facendo i capelli. Il nostro, vediamo qua. Guardate questo è l'angolo, diciamo, dove entri. Il privé, ecco. Quindi dove c'è Ciccio Libreva, il nostro Batman, Nino Palistreri, il nostro parroco, il nostro prete, sacerdote. Spoilera qualcosa di questa sera, spoilera. Non è spoilero. No, ti devi... Scusi, lei è l'affetto qui. Io sono colui... queste luci psichedeliche si può fare qualcosa. Sì, adesso lo facciamo perché questa atmosfera è un po' horror. Voglio salutare i miei parenti dalla Germania. Salute i parenti dalla Germania. Rock and roll alle Cubius! Come? È Kraut. Mentre guardate come confabulano Dali La Pace e Toto Ferraro dei Quattro Gusti. Stiamo pensando a una battuta e quindi tu dici spoileriamo, non possiamo spoilerarla perché ancora manco l'abbiamo. E quindi se non ci pensiamo stiamo adesso... Stiamo guardando bene gli attrezzi di Certi Woman. Ti sembra una battuta per Certi Woman? Sì, stiamo pensando. Ci apro, però non ci viene niente. Ce la daranno loro fra un poco, ma non possono perché noi stiamo per andare in onda. Tra un po' la vedrete. La donna dalle mille risorse con l'uomo delle mille risorse troveranno qualcosa. Andiamo a vedere invece dall'altra parte. Andiamo, spostiamoci vicino al teatro, vicino al nostro sipario. Mentre c'è Sulino che sta ripassando, guardate com'è. Buonasera. Ma Sicilia Cabaret chiamano sempre. Buonasera. Venite. Sei ore di anteprima. Ma basta! Avete visto? Si è tagliato i capelli, si è fatto la barba, che ha finito di girare il film L'uomo di Neanderthal, adesso sta facendo un altro film, come potete vedere, Rodolfo Lavandino. Benissimo! Giostro Gianni! Dai successi di Made in Sud, ai successi di... dove sei stato pure? Qua.
Come si chiama questa trasmissione? Cecilia Cabaretto. Quindi saluta tutti coloro che ci guardano e che ti amano. Arrivederci. Come arrivederci? Ciao. Ma dove sono i tuoi capelli, Gianni? Sono là, io adesso non sono Gianni. Cosa sei? Io. E chi io sei tu? Rosario. Rosario Alagna. Sai anche essere un'altra persona. Sai anche essere un'altra persona. Sì, ma ci vuoi dire qualcosa di questa puntata? Fare qualcosa di strano? La settimana passata ti sei mangiato il gelato. Questa settimana cosa farai? Non lo dico. Dai, dillo. No. Anticipa. Ciao. Ciao, niente. Non voglio... lo dico! Da sottolineare la settimana passata di Danilo. La settimana passata, quella che è appena passata, la settimana trascorsa. Mentre c'è Flip che si sta preparando, il nostro mago sta ritornando. Ciao, ci vediamo tra qualche istante. Ciao. Tanto noi ci addentriamo sempre più... Avete visto? C'è sempre Tino Balistrieri che è dovunque. I nostri autori che si stanno riposando. Cacano, non c'è motivo... Mitico Danilo. Mitico. Venite, veniamo al trucco. Ecco qua, veniamo al trucco. Chi c'è al trucco? Vediamo. Venite, attenzione. Chi sarà truccando? Cicotta, mi ha fatto il trucco, prego. Chicco Tortora. Attenzione, signore e signori. Emanuele Mirafò ha truccato la nostra Valentina Riggio. Ciao, direttamente da Roma. No, da Milano. Ah, da Milano. Quando mai da Emanuele, Valenza. Vuoi dire qualcosa? Cosa succederà in questa puntata? Magari un ti giuro, ci sarà qualcosa di particolare? Non posso fare anticipazioni, anche se questa è una non le posso fare, dovete vedere. Lasciamo Emanuele Mirafò e ci spostiamo qui da Roberto Pizzo che sta preparando, come potete vedere, tutti i testi della nostra trasmissione. Ci vuoi dare un'anticipazione? No. Niente, non mi vogliono dare questo sazio. E allora noi andiamo a vedere un attimo il nostro... Eccolo qua, una vera professionista che si prepara, è già dietro il palco. Ovviamente. Dietro alle quinte, lei uscirà fra un'ora e mezza, ma è già qui. Già pronta, Giuliana Di Stefano. Giuliana, grazie. Ci vuoi dire qualcosa? Cosa canterete questa sera? Stasera canteremo... Sulla base di Se bruciasse la città. Ah, di Massimo Ranieri, questa sera canteremo in rima. Esagereremo stasera. Ovviamente stasera c'è di mezzo la suocera? Sì. Sì, abbiamo detto qualcosa. Venite, povera venite, mamma. Venite. Mentre c'è il nostro Vincenzo che si sta preparando, vedete la scaletta è quasi pronta. Salve. I microfoni sono... Abbiamo pronti. Quasi microfonato tutti. Siamo pronti. Stiamo per iniziare, questa volta vi voglio fare salutare direttamente dal nostro pubblico. Venite. Eccolo qua. Vi voglio lasciare con loro. Salutate, siete in anteprima. Vai. E allora, vi lascio con la decima puntata di Sicilia Cabaret. Il pubblico di Palermo è tutto qua, il pubblico siciliano, fatemi sentire ancora una volta, vai! Non cambiate canale perché ci saranno delle belle, ma soprattutto si riderà di brutto. Sicilia Cabaret. Scalda pubblico, dove c'è la pubblicità che inizia il programma, dove conosciamo un po' di persone che sono venute a trovarci. Lui è appena uscito dalla galera, quindi dobbiamo fargli un saluto. Mega galà. Sto scherzando. Lui è evaso, quindi non lo riprendiamo. Okay. Ok, ragazzi, allora in questa fase qui, noi dobbiamo registrare alcuni applausi, alcune risate che mettiamo nelle battute che non fanno ridere, quasi tutte. Quindi dico. Se ci date una mano, noi stasera così la gente a casa dice: ma a casa deve essere assai. Cioè, non si è divertito mai nessuno qui. Tutte le mie piccole. Mamma. A posto. Salutiamo gli ultimi arrivati. Va bene, ok. Allora adesso facciamo un po' di risate, ok? Un uomo entra in un caffè. Splash. Siete tutti Palermo? No. Di dove siete? Allora vediamo che c'è. Lampedusa. Puoi mettermi una fora? Tu innavora, tu innavora. Tu innavora, ma la vicina a nuova. Signora da dove? Milano. Stasera capirà tutto, guardi, le posso assicurare la serata giusta per i milanesi. Milano. Okay. Sai che bello il giubbottino, mi fa fare un giro. Ah, ma dai, fammelo giù il giubbottino. Sai che bello, a me tutti i giubbottini. A parte che è da donna il tuo, dillo. Non ti preoccupare, cara. Perché? O da donna o da neonato, lui ne... guarda che gli sta bene. Oh, Piccio! Oh, Piccio! Michael Jackson, Thriller, come quello.
a tutte le belle ragazze e i bei ragazzi saranno ripresi, quindi se allora... voi potete andare là sotto mi vedo anche... Sto scherzando, complimenti per il maglioncino color aragosta. Va bene, siamo pronti, dai ragazzi, stasera un pubblico veramente, cioè, meglio quello della settimana scorsa. No, fateci sentire che siete pronti anche i ragazzi. Ci vediamo tra 5 minuti, inizia Sicilia Cavale. Ma di Sicilia, sì, Cabaret, sì, sì, ce sì, ne sì, sono altre due, poi ci poi... fermiamo e ritorniamo con altre due puntate più avanti verso maggio, va sì, bene? Sì, sì. Sei contento? Sì, sono molto contento, devo dire la verità, perché sta andando veramente molto bene, è una cosa... Poi è molto apprezzata questa cosa dei blocchi, sì, è bellissima questa cosa, perché noi abbiamo avuto un sacco di lamentele negli altri anni che i bambini non sapevano se guardare o non guardare, allora abbiamo fatto i blocchi, blocco verde, blocco giallo, blocco rosso, e la cosa più bella è che il blocco rosso, insomma, che è quello, diciamo, non adatto a tutto il pubblico, è il blocco più visto in assoluto, quindi siete una manata, rifagni, cioè questo ve lo voglio, aspetta, lo voglio dire, ve lo voglio dire. Uno scrive non adatto al pubblico sensibile, un tuo marito, è il tuo marito, tu. Siete sempre i soliti. Beh, questo è il blocco verde, verde dedicato ai bambini. C'è Duci. Quindi bambini, tutti i bambini adesso, insomma, vedranno personaggi. Ma tu lo sai. Cioè, io apro per esempio questa porta e vediamo chi esce. Dale, Duci! Ma chi l'ha detto che lei è dedicata ai bambini? Cioè, a parte che se non apro quella porta lei non entra mai, cioè. Perché sono educato, andiamo a casa, stiamo iniziando. I comici che nonostante il successo fanno la fame. No, veramente non facciamo la fame. Perché io devo fare uno sazio. No, ma io sono... Devi mangiare, no, devi mangiare, che poi sei bello come un fiore. Che fiore? Un crisantemo. Perché? Buonasera. Il Pippo, bambini. Grande! Bambini! E allora questa sera un numero eccezionale anche per i grandi, non solo sì, per i bambini, anche per i grandi. Ok, che? Allora, tu mettiti nel punto A e tu mettiti nel punto H. Allora, bambini, H, un gioco molto sì, carino. H. H, H, che vuol dire? H e Sabanna. Chi sa perché mi riuscirà così? E pensi, pensi che sia una bella battuta? Buncia suo palloncino. Pensi che sia una buncia, bella battuta? Bu- scusatelo, sai, gonfia. Vai, 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 vai. Tutta la racchetta. Ehi! È un blocco dedicato ai bambini. Vabbè, allora ti do una mano. Amore, dai, scelto che come hai cominciato con un pallone. Dai, un blocco dei bambini. Vai, vai, vai. Un altro poco, vai. Diventa lo stesso colore lo palloncino, vai. Così, sì, perfetto. Vai, okay. Allora, attenzione, perché... andiamo. Ti ringrazio pure per avermelo dato bello asciutto. Effettivamente, ma devo un po' vaveato, Che c'è? Una bella ma che ma la fine me l'ho dato come un Cesar! Ma... Allora, non posso neanche risponderti perché è un blocco per bambini, quindi dai, vai avanti. Se invece era un blocco per i grandi... Ora tu ricordi, non ti preoccupare. E allora... attenzione, Minafò, metti la mano sopra e sotto, tieni. Perfetto. Che ciavolo! Ma che? Mi pare di stare al cimitero, non lo so. Ma che? Ma ti piace il cimitero? Regia! No, mi stiamo giocando. Attenzione, bambini, sembra un gioco pericoloso. Ogni volta il pubblico è impazzito. Ma doveva essere un gioco per bambini. Vabbè. Ogni volta con questo gioco faccio un botto. Arride, vai. È un gioco, bimbi, state tranquilli. Ma questa è la cosa più educata che avevamo. Solitamente quando già si scatta l'applauso, non è che... Se te lo chiami, ma che cosa... Wow!
applauso, bravo! Bravo! Complimenti, complimenti! Bravo. E adesso, dopo questo gioco... Aspetta, ci ha battuto! Non ce l'ha fatta! No, non c'entra! Ma che mi ci lei non è un conto! Pensa che questo numero riesce soltanto con questo attrezzo che ho comprato a Como. Lago di Como. Lago di Como! Cioè, i bambini si sono offesi. Ho capito. È una no. È un blocco verde, per bambini. No. È una corbezzola! Il bambino premio! Fuori! Scusate, bambini, ci rifacciamo subito con il vostro Beniamino, mio nipote, Lello! Come bene! Questo ancora sei costretto a dirlo, zizi. Sì, cioè, perché questo è proprio lo slogan iniziale. Vediamo se lo dicono loro, dai! Zezze! Addirittura fanno a cos'è, proprio. Che vuol dire? Perché io dico, come funziona? Non saprei pure io. Dicevo, come finì che cosa, poi, tra l'altro? Come è finita questo programma che mi sta andando bene, lo sai che con la gente adesso è un rapporto stupendo. Però rimane il fatto che tu non sai parlare. No, io grazie a loro adesso so parlare. Guarda, io parlo così e loro completano le parole. È fatto così, così posso, la gente mi capisce. Come fai quando non ci sono loro? Mi puoi tu. Ma come? Cammino con Indy, sei bellissimo. Perché poi dico tipo, vuoi uscire con gli amici? Ma sono tutta la asando. Perché già stanno a preparare una città monegri. Sono scioccato. No, perché io vorrei mandarlo da un logopedista, perché lui ha il vizio del palermitano che non completa le parole. E so, io ho trovato il metodo per completarle, l'unione fa la forza, capito? Però ci riesci a parlare. Sì, ogni tanto, perché quando le ultime parole mi mancano, tipo, esco con gli amici. Sì. E ci divertiamo. Oh. Andiamo allo zoo. Oh. No, qua non c'era bisogno. No, c'era. Zoo. Due. Minchia, sono fuori. Ma che sono fuori? È italiano. Zoo! E comunque sono entrato là allo zoo, ci sai, no? E poi ho detto che voglio vedere il babbuì. No. Voglio vedere il pinguì. No. Voglio vedere il pellicano. No. Minchia, posso vedere niente? No! Ti completa! Ah, pensavo che... Pellicano, no! E che mi compondo, zio. Sei veramente... Però sono contento che grazie a loro su Instagram sto spaccando, i miei video fanno un sacco Quanti di condivisioni. Quanti follower hai? Tipo 47.000. Ah, mila lo sai dire? Sì. Mi. Ok. Sci. No, che... Così i miei video fanno condivisioni a manetta. Fai conto che facevo lo spericolato sullo skateboard e ho fatto 1000 condivisioni. Sì. Facevo lo spericolato in bicicletta e ho fatto 1000 condivisioni. Sì. Facevo lo spericolato in macchina. Hai fatto 1000 condivisioni. No, feci 1000 euro di danno. Cioè, stop. Sacchetto ciò, ma. Chi no? Perché macchina? Chi no? Perché mi chiamavo per picchiare in piazza. C'erano tutto spice e danno. Sei un 200, secondo me. Vabbè. Che però dire? Sono migliorato, voglio dirlo, grazie a mio zio con le femminelle che ho su non Gio li chiami Gio. Più Giorgio, perché è veramente una cosa bruttissima. La sotto una mi è passata proprio accanto e appena l'ho vista allontanare un poco l'ho dovuta chiamare in un modo elegante. Vediamo. Ehi, la giuncola. Perché? Perché si rubò poi sta fuori. Capasso, siccome non si girò perché c'ho la tecnica da giusta, l'ho chiamata giusta. Ehi, Giorgio! E si è girato. E si è girato, chi c'è? Così, belle ragazze. E poi l'ho guardato e gli ho detto queste testuali parò. Le. Il tuo viso mi incorà. Ti porterei in una spia. Già. Però a Mondè. Perché? È più vicino sparare. Ma che cos'è? Forse è una spiaggia più bella. Ti dico una cosa, sa? Na. Te lo dico, sei selvaggia. Selvaggia perché? Tutti perché pareva una scimmia. Purtroppo abbiamo pochi personaggi per i bambini. Ciao, sogno! Vi ho portato Gianni Lattore! Questo è il pubblico di Sicilia Cabaret. Gente che ride a uno che dice 10 volte Gianni in 9 parole. Io sono Gianni, so. Lui. So, ricorda? Sì.
Adà, sai che aspetta lei? Cosa? L'autobus. Io non aspetto. L'autobus, l'autobus è passato? Non sto aspettando, stiamo qui ad aspettare l'autobus. C'è sciopero, forse sei nata te? No, non ce n'è sciopero. No, non lo so. Lavoro in corso. Lavoro in corso. Alzata spassata, non lo so. Che è successo? Così. Appena arriva me lo dice che... Ma cosa? L'autobus, va a pigliare un caffè io intanto. Se, non lo so, se aspettiamo. Ce l'ha qualcosa da dire stasera? Dico Gianni? No, Gianni l'ha detto più volte. Cosa vorrebbe dire? Guardi, guardi che fisico atletico. Ma guardi che fisico atletico. Oh, questo è uno sportivo. Questo fa sport. Lo sport ho fatto da piccolino, facevo atletica leggera. Ah, sì. Finalmente una cosa, sì, dove non c'è Gianni. Facevo il lancio del giannellotto. Pemme! Pigliamocca, Gianni, pigliamocca. Ora invece faccio sport estremi. Ora. Tipo? Il bungee jumping. Sali e scendi. È venuta la frutta praticamente. Ne vuole un pochettino? C'è una banana se vuole. Anche una ciliegia, una sacchietta. Artista completo, signor Madaga, okay. Si è rifiutato di fare il film Oliver Twist. Come mai? E finisce un rock and roll. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Che artista! Che artista che l'ho portato. Lei è un pupazzo. No, Gianni, so. Però ogni volta non mi riconosce, c'ha problemi. Non è che non la riconosco, cioè, con lei. Mi dice sempre che è un'altra cosa, Gianni, so, non ci conosciamo da un sacco di tempo ormai, no? Sì. Se c'è consumatore del mio casino senza biglietto. Siamo. Le fan, le fan. Le fan, ma le fan. Cosa gli devono scrivere le fan? Ah, bravo, leggo. Che un po' petto io sono. Un po' petto. Ciao. Ciao. Sto leggendo una lettera. Ah, sta leggendo sempre la lettera. Lei, saluto. Sempre saluto. La stessa cosa. Io saluto. Lei non deve salutare. Educazione, salutare, no. Andiamo a fare. Io sono Luisa e io sono Gianni. Bravissimo. Sarne con il dofile in mezzo. Brava, signor Matanga! 3 anni ci sono voluti. Matanga! Volevo chiederti come mai, come hai fatto ad entrare a Sicilia Cabaret? Dalla porta. A parte che non devi rispondere, sono alla dalla porta dritto, non dritto, ce ne frega niente, la lei voleva saperlo. Sì. Tu, essendo un attore, hai studiato l'addizione? Sì, 2 più 2 fa 4. Giusto. L'addizione. 3 più 3 fa 6, Gianni. L'addizione. Addizione. Cioè, bisogna dire bene le parole, provi a dire una parola bene. Gianni. No, cioè... Che edizione, l'articolazione, signor Matraglia, proprio si è notato come... Comunque anche io sono un'attrice e siccome devo fare i promessi sposi, cosa mi consigli? Faccio un regalo in busta. Non si capisce. Il regalo in busta, il regalo in busta. A questo si lavora la malattia. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Lei ha seri problemi a parlare. Vuol dire Gianni è più facile. E dico Gianni è più facile. Ogni volta che deve dire una parola diversa da Gianni non la si capisce. Perché non è facile per me che... Lei non è un po' fare questo mestiere. Sì, lo so, però non lo so. Cioè... E siamo qua. Lo mettiamo alla prova? No, mettiamo in difficoltà. Lo sto facendo già. Sì. Mettiamola alla prova, dai. Scena epica del film Titanic. Sì. Quando arriva Jack dall'amico e dice sono il re del mondo. Presente? Devi dire una battuta che non c'entra niente. No, con non Gianni. C'entra niente. Senza ok, problema. Quindi si prepari perché... Sei preparato, non pronto. Non sì. È molto capace. No, non ti devo dire? Sono il re del mondo. C'è problemi. Vabbè, problemi, lo so. Attento che arriva, Gianni. Sento l'iceberg. Amori, amori, bambini. Sono il re del mondo. E io sono Gianni. Bravo, Gianni. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Inizia Sicilia Cabaret. Se sienta
ella no está buscando novio. No busca novio, no quiere salir a joder. Yeah, yeah. Universal Dance Studio. What? What's this? Rieccoci, grazie. Grazie. Al corpo di ballo di Sicilia Cabaret. Ragazzi, bene, stiamo arrivando, cioè è appena entrata la primavera, siamo alle porte della primavera, sì. Siamo nel pieno della primavera, anzi. Sì, sì, sì. Noi finiremo poi a ridosso dell'estate praticamente. Ma quello che mi fa impazzire è che la primavera significa matrimoni, comunioni. Sì, vabbè, queste cose qua così, ma sai, ti ricordi che abbiamo il matrimonio la prossima settimana? Certo me lo ricordo. Io ho pensato a tutto. Cioè, hai pensato pure il regalo? Ho fatto il regalo, giusto perché dici sempre che sono tirchio, ecco... Ci ho pensato io, ci ho messo i soldi io, qua c'è il regalo. Ci bravo, non fino... li voglio i soldi, va bene? Non li voglio. Non li voglio. Ma è bacante. E lui mi ha detto che voleva la busta. Oh, 3,50. Regalo, cioè... in busta, ti ci mettono i soldi dentro. Ah, non l'avevo capito. Non l'avevi capito. E lui ha detto voglio la busta. Cacciamo a mettere i picci, è una persona importante. Vabbè, ma ci mettiamo i cioè, soldi. Cioè, noi che quello si aspetta almeno 1.000 euro da me. Quanto? Almeno 500 euro non ce li dobbiamo mettere, mia fama. Ma stai scherzando? Dai, c'è il pesce, ti danno la bomboniera. Se ci metto 1.000 euro, mi hanno a dare pure la sposa. Allora, ragazzi, non fate applausi. Fate applausi perché... Non c'è un'altra cosa che possiamo fare? No, possiamo andare, c'ho qua la lista nozze. Ah, c'è la lista nozze, vai. Perché dobbiamo regalare pure qualche cosa che abbia a che fare con noi. Ah. E vabbè, chi possiamo regalare? Scusa, possiamo regalare sto televisore. Bello questo. Questo è bello, 4K. Bello. Si possono vedere Sicilia Cabaret. Sì, 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 sì. Costa 1000 euro. Su... Quanto? 1000 euro. Non lo so nessuno. Ma si vedono Sicilia Cabaret. Ma perché sono da bellissime minchiate? No, si devono procreare, devono fare figli, ci fa, a televisione non fanno figli, che no? Che cosa gli dobbiamo regalare? Una cosa a te? Ci pensiamo, non ci facciamo niente. Ma che cosa non gli facciamo niente? Ci andiamo là, tanto noi siamo VIPs, ci mettiamo lì in mezzo, ci facciamo la fotografia, come abbiamo fatto quella volta, io sono contento, io mi metto là in mezzo, mi fanno la foto e loro... ti metti in mezzo agli sposi. In mezzo agli sposi. L'ultima volta si è messo in mezzo agli sposi, un bicchieretto si è su e disse, ecco cosa significa finché morte non vi separi. Che gli dobbiamo... Vedi gli altri cosa gli hanno fatto, vedi nel gruppo gli altri cosa gli hanno fatto, così ce ne andiamo agli altri e ne esciamo. Aspetta, vai. Aspetta, aspetta. Che? Non ci posso credere. Che? Ma si sono lasciati. No! Sì, magari ti dispiace. Così è, tu ci ho pensato di avere 50 di punta. Ma quale che te? Ma si scende. Ma te la i quattro gusti. Dobbiamo dare i soldi. Offro io il caffè, dai. Dai, raga, lo so che alla fine devo offrire sempre io, ma vi giuro che oggi non ho soldi. Vabbè, dai, non ti preoccupare, dai. Quattro caffè, poi domani ti paga. Offro sempre io. Non farà costare tanto una tainata guino. Se mucca. C'è crisi, c'è. Ne arrisso solo caffè, picciotti, perché non si può campare più. Non si può campare più. Ma chi te dire che a mia figlia voleva l'ultimo CD di zucchero. Costa 20 euro, non ci posso accattare. Ci pigliava una ciambella. Un di zucchero. Ma chi te dire che a mia figlia si va a fare la comunione. E non glielo posso festeggiare. E poi mi rifarci qualche cosa agli invitati, ci stai facendo portare un mangiare da casa. A sacco, vi. E solamente Edo, me figlio, è messo a camorria che voglio cane. Non lo potevo permettere, è sempre da voglio cane, voglio cane, voglio cane. Oh, per farlo uscire zitto, per una mano ci accattavamo sei ruola. Che te la mette tu, ma che te dica, mi finiva che te gene capace asciugare. Mi vuoi dire, ma posso accattare, per avere antichie che ti giusta, mi ha fatto fare i muit. Ma che mi stai dicendo? Mi chiama la Enata! Ma che te dire che capitava a mio figlio uno dentista? Aveva bisogno dell'apparecchio. Non mi posso permettere e ci attaccavi dentro con un ferro falato. Ma che te dire che a me non fai sedia alla luce? Non mi posso accattare gli occhiali di sole? E per evitare problemi, ne esco solo quando c'è malo tempo.
Non ti sa, ma qua è il tuo piano, ma chi te dirà qua è il tuo piano senza ascensore? O no, non può fare qui scale e fatto vecchio. E pamo di falloni esce. O mettiamo dentro panaro e facciamo calè chiesa. Inghetta, la mente tu, ma chi te dire che mia moglie è vicina a toita, vuoi dire? Ci finiamo la farina, un pezzo con provolazzo, un mese che cago piazza. Ma che mi inserisci? Ma che? Minchia mannata! La roba! I quattro Wustel! I quattro... Va bene, allora ragazzi... ricordiamo i numeri per partecipare a Sicilia Cabaret. Sì. Quindi, per chi volesse partecipare alla registrazione, potete chiamare al numero in sovraimpressione invece. Okay. Per chiunque volesse partecipare alle prove, costano meno, sì, e sono più simpatiche, c'è gente anche migliore. Potete chiamare il numero, questo numero in sovraimpressione. Siamo sommersi dalle telefonate, diciamoci sì, la verità. Infatti. Arrivano anche mentre siamo in diretta. Il direttore del teatro! Facciamo... Buonasera, un applauso, buonasera. Ragazzi, per farvi capire quante telefonate arrivano, adesso assistiamo a qualche telefonata in diretta. Vai, vai, Solino. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, vorrei due biglietti interi. Veramente biglietto spaidato, innamorato, no, ma annuto. Buonasera. No, così li perdiamo, però, direttore. Ma Frucchio. Ho capito, dai, forza. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma stasera farete il secondo tempo? Se finisce 1-1 passami il recupero. Non è una partita, ma che cazzo è una partita? Interessante, io la ringrazio. Ma Frucchio! Rispondi bene. Pronto, Sicilia Cabaretti. Cabaret. Salve, ma domani cosa farete al convento? Venisse sera, che ne facciamo adorazione notturna, buonasera. Che ne facciamo? Adorazione notturna, buonasera. Va bene. Ma parliamo di eleganza. Va bene, questo è il blocco giallo, quindi sì, bambini accompagnati dai genitori e classe, eleganza con la nostra modella. Che classe, ragazzi. Ehi. Ti accucciamo una scoccia di banana. Ma dov'è? Sono bella. È bella, bella. Sono bella. Sì, che bella ci saccati adesso. Io la suere. Si sa che lo strumento più importante per noi modelle, sì, è il nostro corpo. Mm. Proprio per questo ce ne prendiamo cura non soltanto addobbandolo di abiti firmati o con un trucco accurato, mm, ma partiamo principalmente dal benessere. Sì. Ad esempio la mia collega Nicole, sì, beve un'acqua costosa proveniente dalle cascate del Niagara. Okay. La mia collega Jasmine beve un'acqua proveniente dalla sorgente Ceraci. Boh. E lei che acqua beve per sentirsi bene? L'acqua Epo Epo. Andiamo avanti, forza, no, dai, non perdiamo tempo. Un po' di cultura siciliana. Attention please, look at me. Luchi, oggi visiteremo prima i musei, poi i musette e infine i musei. Inoltre visiteremo anche gli infermi, che non è un'opera d'arte ma un'opera di misericordia. Mm. Se non se lo ricordia, se lo scrive. Ci scusiamo per il disagio. Sì. Da questa la data la rappresentazione di alcuni luoghi di culto. Prima le chiese, poi le rispose. No, le chiese... Ci scusiamo per il disagio. Da questa è la data dei rarissimi quadri ad acquerello. No, non sono quelli acquerello. Neanche quelli acquerello. Ci siamo quasi. Fuocherello. Ma che cosa vuol dire? Ci scusiamo per il disagio. Attention please. Look at me. Look at me. Ma fuocherello, io andiamo, darei andiamo a lui fuocherello. Ma dici te fiero che fare un bambino? Non è, no, no. Siamo in un negozio baccata la carta igienica. Che tu mi fa? No, no! La vuole doppio velo o doppio profumo? No! La voglio roppa cacata! No, 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 non devi entrare. Dai, continuiamo con un po' di musica con il nostro Rocker! Yeah! Blocca il sabato! Io metto la mano nella fronte, ma venivo a metà. Ma non qua davanti a tutti. Lei la deve smettere di fare rock, ha un'età.
Lo so, però un merettanaga il terreno che faccia voglia. Ciao Palermo! Ciao! Siete carichi? Sì! Carichi, carichi! Sì! E allora non riusciamo però carette che rizzai a per i batteri! Così io non lo capisco. Ma lascia bene, questo è slang. Non so che lingua da rocker. Sì. Io? Sono The Zen. Sì. 30 anni di rock and roll a Goviost. Io ho suonato ovunque e con chiunque. Ah. Per esempio? Ho suonato i Guns N' Roses. Ho suonato i Queen. Ho suonato i Metallica. Quindi tutto se ci fu una camera per la porta. Ciao Palermo! Ciao Palermo. Messaggio sociale. Signori, sapete cos'è la discriminazione? È quando non mettiamo a pari livello due individui o due classi sociali. È una delle classi più discriminate sicuramente è l'omosessualità. Signori, siamo nel 2019. Smettiamola con questi pregiudizi. Le persone vanno accettate per la loro bontà ed educazione e non per l'orientamento sessuale. Bravo, 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 bravo. Sagge parole. Bravo. Sagge parole. Bravo, bravo. Mua. Aia! Ma chi capisce? A me mi piacciono i film. Ma che c'è? Che persona terribile. Era per fare capire. Allora, starete pensando, dice, ma qua sono solamente tutti ex detenuti, probabilmente no, c'è anche del talento su questo palco, lo dimostriamo con la musica, lo dimostriamo con entrare... due microfoni al centro palco. Questo sì che è talento. Cosa? No, niente, stavo guardando al... Che cosa stai facendo? No, niente, sono i microfoni. Ma smetti, che sei il microfono, sono sposato. Ok, lo dimostriamo con i Bada Boom! Io e te dobbiamo parlare, che cos'è questa storia con tua mamma? Sentiamo cosa gli ha detto questa volta che non va. Tua madre va dicendo che a Pasquetta mangia qui con noi. E quindi? O se per una mala è nata. Perché? Poi canezzava scampagnata. E ci portiamo pure a lei. Che cosa? Sì, ho deciso. Ma picchi sa camorria. Ma perché, qual è il problema? Le ci rovina la ruissuta. Sa grandissima voi nota. E dai però non sei carino. L'avemo come un pezzosino. Della cullare amore mio. No, non esiste. A Pasquetta è con noi. Non ce la voglio. Io ho bisogno di un'idea. E che cosa vorresti fare se no, se bruciassi la città. Che dici? Salutiamo la suocera di... Ehi! Buono, cuccia. Sono due cani, scusate, ma la follia è arrivata. E che seduci, che belle orecchiette che c'hai. Gli stai accarezzando il culo. Lascia perdere, guarda, lascia perdere. Lascia perdere, che stai facendo? Ripeti con me. Sono più bello di Brad Pitt. Sono più bello di Brad Pitt. Le conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono più dotato di Rocco Siffredi. Devo presentare. Sono più dotato di Rocco Siffredi. Le conti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che gioco è? Sono più bravo di Carlo Conti. Sono più bravo di Carlo Conti. 1, 2, 3, 4, 5. Basta, devo le lavorare, conti, non fare le il pazzo. Chi do conta palle, po, pazzo sogno io. Amone Ciccio. Vai Ciccio, buono, buono. I supereroi abitano qui, a Palermo. Batman! Guardate che energia, che forza! Attenzione, vediamo con chi ce l'ha stasera. Wonder Woman, se dannaggio me ne vivo, usammo.
arrabbiato stasera. Lei è il Cavaliere Oscuro. Sì, perché esatto. Perché la chiamano Cavaliere Oscuro? La storia risale a qualche 15 anni. Allora scopriamola, ragazzi, per la prima volta. Scusami, mi metto da questa parte, dimmi. Ho scoperto che la mia fidanzata erano tanti anni che mi tradiva. Lo sapeva Alfred, lo sapevano i supereroi, ma solo io era oscuro. E questa l'abbiamo scoperta, la voce, perché ce l'ha così? Perché ci sono andato sotto il balcone e abbandonava con se Foyt, casaterò a voce. Ok, lei è anche un ex miliardario, cioè prima era miliardario, come mai non lo è più? Adesso sono così indebitato che ho dovuto cancellare pure cognome, non c'è dopo. Cos'è successo? Pensi che adesso per vivere armeggio tutto il giorno con i ferri. Ah, uccide, che fa? Combatte gli avversari? No, fazzi centinare l'uncinetto e va bene, no paese. Miliardario. Comunque, visto che sono qua, vi volevo raccontare una storia. Tanto domani mattina al paese non ci va. Vabbè, dai. Ok. L'altro giorno sono andato ad una festa nel quartier generale degli Avengers e mi portavo pure a Wonder Woman. Per fare bella figura. Anche, ma soprattutto per spaventare le briciole. La benzina. Ridotto malissimo. Sa, però giunto lì ho trovato un sacco di amici. Sì. C'era pure Spider-Man tutto meaco, appizzato a testa sotto. Vabbè, Spider-Man sempre appizzato a testa sotto. Ma non cocolo, è fuori. Vabbè. Comunque la festa era bellissima, tutto stava andando per il verso giusto. Arrivato a un certo punto hanno spento le luci per ballare lento. Così, approfittando dell'oscurità, sono andato da Wonder Woman a ferrare le arriere perché mi voleva vasare. E com'è finita? Capigliamo una bella tombolata. Da Wonder Woman? No, da Black Panther. Già se stava ammoccando. Certo, perché pure fra supereroi. Allora, faccio una cosa. Cerchi di conquistare Wonder Woman. Dica qualcosa. Ma io in realtà sono andato da Wonder Woman e le ho chiesto spiegazioni. Ok. Gli ho detto, Wonder Woman, cosa ha lui che io non ho? E lei che cosa le ha risposto? Che tu sia oscuro, ma Eddo è nero. Allora, intanto dobbiamo ringraziare il nostro outfit. Guarda che bello, Kaufman. Sì, la marchese di Villa Bianca. E poi il nostro trucco parrucco di Extreme. In via Albanese a Palermo. Anzi, solo il parrucco, perché il trucco chi ci pensa? Il trucco e ci pensa lei, la truccatrice più brava del mondo, Chatty Woman! Chatty Woman, la safara mia, Chatty Woman. Ti devi pittare le unghie! C'è stato uno che ha fatto. Perché? Chissà. Buonasera a tutti, io sono l'estetista più brava del mondo. Sì. Pensate che sono con questo? Sì. Io levo le calli. È schifo! Spremo l'enzitona. Con questo. E certe volte ci spremo pure la Nutella. Ma che schifo! Bella mia! Ma dai! Ma la mia specialità... Non tutte le estetiste sono così. È pittare le unghie. Perché non ho le unghie, ci faccio le opere d'arte. Veramente. Dai che c'è qua. Perché mi fa vedere questo dito? Perché è il mio dito preferito. Ho capito. Cosa dai che c'è qua, lo vedi questo? Cos'è? Questo è il parco della favorita. Ma io non vedo niente. Vedi il parco della favorita? Io non vedo perché... Vedo tutto rosso in verità. Come rosso? Sta picchiando a fuoco! Ma che io... c'entra? Sta picchiando a fuoco! Ma che dici? Ma che c'ho il tuo? Ma che ci sputa in all'unghia? Ma che a fare? Ma io non lo so. Prenda la telefonata. Telefonata. Sì. Il mio salotto è pieno di clienti importanti. Di clienti. Clienti. Ciao Chatty, siccome sto andando un pochettino avanti con l'età e mi sono spuntate le zampe di gallina, che posso fare? Oh, bruaro, signore! Le zampe di gallina? Gallina vecchia fa buon brodo! Allora, io... Ma che ci ride? Questo ci offende. Ma anche io babbio pure, certe volte. Signora Chatty, ho combinato un guaio. Ho scambiato la crema depilatoria per lo shampoo. Ora sono una testa pelata. No, lei è una testa pelata! Pelata, pelata. Pelata va benissimo.
Va bene, adesso me ne vado, che è tardi, che già ho fatto assai. Mi approfitto di questo bello pubblico per pubblicizzarmi. Va bene? Ti devi depilare la panza? Senti. Scetti non si lanza! Ma che pubblicità è? Andiamo avanti, cerchiamo di cambiare le cose. Ancora! Andiamo avanti, forza! Ancora cultura! Mamma mia! Attention please! Look at me! Continuiamo con la visita all'interno di questo museo. Sì. Da questa latata vediamo una bellissima battuta di caccia. Davvero una bella battuta, molto divertente. Ma cosa sta dicendo? È pazzo totale. Ci scusiamo per il disagio. Sì. Da questa la data la rappresentazione di uno dei primi roditori apparsi in Sicilia, il Ghiro. In questo momento lo vedete di spalle perché si è ghirato. No, Ghiro non vuol dire... Ci scusiamo per il disagio. Nella latata di fronte a voi potete ammirare i graffiti degli sciamani. Sotto gli sciamani ci sono gli sciapiedi e sotto gli sciapiedi troverete gli sciacalli. Ci scusiamo per il disagio. Attention. Cosa ridere? Luchini. Tu devi andare fuori, ti accompagno io fuori, non devi entrare più. No, l'accompagno pure io, perché forza, non è possibile. Forza. Allora, che cosa vedi? Veramente con questa calza, un calzo. Allora mi raccomando, concentrati, perché siamo in questo museo, così rubiamo un'opera, ci facciamo un po' di soldi e finalmente ci sposiamo. Senti, ma tu sei sicura che questo qua è un museo, vero? Perché, scusa, dove siamo? Pare che siamo alle terme. Perché? Talecchini i fanghi. Piano! Cara, su! Che hai visto? Ho visto una testimonianza importantissima di Pablo Picasso. Almeno lo sai che è Picasso? Ma manco Picasso. Lo sai o non lo sai? No, non lo so. Cioè, sì, lo so, ma proprio lo so poche cose. Allora dimmi, a quale scuola appartiene Pablo Picasso? Ma secondo me, visto lo scarabocchio, secondo me terza elementare massimo. Quello non è uno scarabocchio. E che cos'è? È una bozza. Bozza, ne sale, sbagliavo. Gli artisti prima fanno la bozza, una cosa semplice, e poi fanno l'opera d'arte. Infatti Dio prima ha fatto l'uomo, una cosa inutile, e poi ha fatto la donna. Giusto, infatti Dio prima ha fatto l'uovo e poi fece Addina. Piano! Adesso! La vedi questa porta? Sì. Qua dietro si nasconde l'opera che dobbiamo rubare. Sì. E dovremmo sciogliere la serratura, ci servirebbe dell'acido. Ci penso io, tieni questo. Ma questo è un panino con la milza. E chi appena tu mangi un temene l'acido? Sei un cretino, adesso come facciamo a rubare l'opera? Ci penso io, forzerò la porta con la mia forza bruta. No, sì. Oddio, oddio, quella è sicuramente l'agente Whisky. Come fai a sapere che si chiama Whisky? E perché un severico è tutto meato. Scappa. Ma chi è? Questo è il momento che più amo, perché molte aziende hanno riconosciuto Sicilia Cabaret come un programma che porta il loro brand in alto. Infatti vengono qui e investono su di noi. E noi gireremo lo spot. No, allora, stiamo vedendo una cosa seria. Cortesemente, stiamo facendo una cosa seria. Gabriel Sgracco, nice to meet you. Grazie, non la do la mano. Ah, ecco perché il ciuffo è così appiccicato. Allora, lei sa che cosa dobbiamo fare? Intanto lei ha esperienze? Ho fatto un film dove facevo la parte di un militare che veniva pagato a metà. Ah, e che film è? Saldate il soldato Ryan. Vabbè, c'è anche un altro attore che fortunatamente... No. Salve. E siamo qua. Sì, ci siamo già presentati prima. Dobbiamo lavorare adesso. Dobbiamo pubblicizzare, penso, un energy drink che dà la forza. Forza, sì. Grazie. Forza e coraggio. Che facciamo entrare l'energy drink. Entrare l'energy drink. L'energy drink, sì. Ok. Le daremo sia l'energy drink che un peso che adesso le sembrerà pesante. Pesante, un braccio. Lo tengo io. Adesso sembrerà pesante, poi con l'energy drink sembrerà anche più leggero. In maniera lo tengo io. Ok, lei dovrà dire bevi questo per un fisico asciutto. Anzi, faccio una cosa, beve così che già lo sentirà più leggero. E poi
leggero, più leggero. Hai visto? Riesci a tenere adesso? Ora sì, ora sì, ce la faccio. Ok, perfetto. Bevi questo e lei, questo integratore, fa allenare. Questo integratore fa allenare? Okay, no, lei me la deve fare serio. Questo integratore fa allenare. Come fa? Ma ci metta più tipo... Questo integratore... Ce l'ho. Questo integratore fa allenare. Così mi piace, senza il ginocchio abbassato. Va bene. Ok, provi dritto. Questo integratore fa allenare. Questa è buona. Sono forte. L'hai visto? Ho detto la forte. Ok. No, però non la beve troppo. Non si beve. Ho detto un pugno! Sono forte. Aspetta, vabbè. Si rilassi. Dovrà dire... bevi questo per un fisico asciutto, va bene? Questo integratore fa allenare. Stai calmo. Allora, questo integratore fa allenare. Sì. No, eravamo rimasti. Questo integratore fa allenare. Cosa fa? Si rilassi. Stia calmo. Bevi questo per un fisico asciutto. Allora, pronti. Questo integratore fa allenare. Stia calmo. Cos'è? Non ne beva più. Stia calmo. Però avete visto, funziona. Vabbè. Allora, bevi questo per un fisico asciutto. Veramente sono tutto surato. Perché? Stia calmo, Gianni. Io sono. Cos'è? Shaki, la bambola assassina. Allora, sei pronto? Questo integratore fa allenare. Fa allenare, ok. Proprio. Bevi questo per un fisico asciutto. Questo integratore fa allenare. Lo uso anch'io per gonfiare i muscoli. E non ce la faccio. Stia calmo. Medici in prima linea! Ah, meschino questo! Non solo era disoccupato, ma ha preso pure la corrente a 220 volts! Sì, ma in mano la tua volta voglio! Come un gruppetto oggi! Figliolo! Numero 8722. Guardi che ha firmato e se n'è andato. Era minorenne. Ho capito, ho aspettato 2 anni, ora è maggiorenne. Ora il prossimo. Eccomi. Mi scusi, mi si è abbassata la vista, che devo fare? Deve mettere gli occhiali alle ginocchia. Fantastico. Vada. Dottore, ma la fa la ricetta per mia suocera, per favore? Secondo lei che cosa sto facendo, signora Lagna? Sì, ma che c***o fa? Ma è incredibile! Ma questo è materiale radioattivo! Carburante radioattivo! Che ne so io, dottore, me la mette qua voi! Ma chi è impazzito, se ne è bevuto metà! Guarda, io non ho idea di cosa le può succedere! Che ne so, non fa preoccupare però così, dottore! Venga la ricetta e mi chiami qualsiasi cosa le succede! Ma la chiamo! Sono in pausa e non vorrei parlare con nessuno. Se il signora Lagna me lo passi. Pronto, dottor Matranga? Signora Lagna, come sta? Ah, benissimo! È che le volevo dire che ho fatto una scorreggia! Ma è impazzito? Lei mi chiama e mi disturba nel momento di pausa per dirmi che ha fatto una scoreggia? Che cosa c'è di strano? Ha sognato Tokyo! E benvenuti a Ti Giuro, sono Sandro Caciotti e benvenuti a questa nuova puntata di Ti Giuro, Sandro Caciotti. Ma avevamo detto che non si doveva fare più questa cosa, addirittura portato nel blocco rosso. Perché... Che intenzioni hai?
Ci sono dei bei servizi stasera. Che intenzioni hai, Minafò? Vieni qua, mettiti qua. Manca si è già, cerchi. Ma mettete un nuovo tubo. Che a te ti piace. Blocco il rosso. Dai, non è che per me gratuitamente. Non è che è gratuita la cosa. Va bene, ma passiamo subito a Serena Tratti che ci parla di prostituzione. Purtroppo succede. Benvenuti nella rubrica Folklore e Cultura del TG1. Sono Serena Tratti e oggi tratteremo una piaga sociale che affligge purtroppo tutte le città: la prostituzione. Guardate, inquadra lì, pericolosissimo. Guardate l'aguzzino servizio. Che chiede soldi. Vedete? Serena, stai Vi attenta! Prego. Dovete dire basta! Dovete dire basta alla mercificazione del vostro corpo! Dalla vostra Serena Tratti è tutto! Linea! Vai via, studio. Serena! Vai via da lì, vai via! Sta cosa. Come sta cosa? Oh, tu, ma così? Che te ne vai? Che sta travagliando? Ah, poi! E domani mi apportare 300 euro, perché chi sa da seconda ti piace a te, che ancora gli è cavolo! Ma io 300 euro non li faccio! Bastarda da mazzo! Ah, dopo ti dai 104, ma no! Va bene, ma giusto per la finanza diamo uno sguardo alla borsa. Ok, già una cosa. Cos'è? No. Va bene così. Ok, passiamo al nostro Brunello che ci parlerà di posteggi a Palermo. Brunotti. A borraccia! Mi trovo qui davanti a un caso di cattiva abitudine. Come vedete, questo signore è stato costretto, e dico costretto, a parcheggiare in doppia fila, perché sulle strisce pedonali non si può, perché uno deve attraversare per forza sulle strisce pedonali. Ma adesso vi faccio vedere che io non sto attraversando sulle strisce pedonali, e guardate. Avrei visto? Le strisce pedonali sono totalmente inutili. E grazie al mio intervento leveremo le strisce pedonali di tutto il mondo e daremo parcheggi a più macchine. Signori, non ringraziatemi. Da Palermo è tutto, a voi la linea TG 1. Grazie, Brunello. Ma questo è di sé che tu te l'hai. Adesso l'angolo della lettura col nostro Roberto Eco. Grazie. Gentili lettori, lettrici e lettrauti, no. Dal vostro Roberto Eco, buonasera. Non è Eco perché c'è l'Eco. La lettura di questa settimana, che io vi consiglio spassionatamente, è una lettura alquanto complessa, che entra in una sorta di labirinto dove il lettore si troverà in difficoltà con quello che è il significato delle parole, con quelli che sono gli equivoci e soprattutto con quelli che sono i dubbi. Ma che lettura è? A ricetta medica, ma che c***o c'è scritto qua? Ma chi sto qua? A matita in de mano oppure ti l'ha azzeccato un tuo c***o? No, perché non vuoi spiegare. Come c***o fa questo qua a scrivere così? Che è la c***a, una pilla, che m***o è? Che io metto questa cosa e poi che fa? Amore. Va bene! Ma adesso l'oroscopo della settimana col nostro Paolo Foxia. Ma non è Fox. Salve dal vostro Paolo Foxia e benvenuti alla rubrica Iuni e gli astri. Il segno fortunato di questa settimana è Gemelli. Io sono Gemelli. Minchia, un avuto come Indocin. No. Dal vostro Paolo Foxia è tutto, a voi studio. Va a lei, ma adesso passiamo alle previsioni del meteo. Del tempo. Tempo. Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo. Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia. Al nord, il tornado che sembrava aver lasciato l'isola, purtroppo è ritornato. Al sud, caldo in arrivo, previsti 44 gradi in fila per 6 col resto di 2. Ma andiamo a dare un occhio particolare ad alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Spada Fora, se piove si arrugginisce. Ma cosa? Capaci che tra oggi e domani qualche goccia d'acqua la farà. Castro Filippo, non credo che Filippo sia tanto d'accordo. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG. Puro. Va bene, si conclude così la puntata di TG Uro da vostro Giuliano Ferraro. È tutto. Alla prossima!
E adesso ci trasferiamo in uno di quei condomini che fu ispirazione per Zuckerberg. Cioè, quando lui pensò a Facebook, cioè passò da un condominio del genere e beccò gente come questa. Totina, buongiorno! Buongiorno, Pina! Ove lì alla metà chiccare! Ove lì alla metà chiccare! Ani, ma che te scappe, mo! Ma che capisse, mi? Ma su chi te cammazzani succe? E noi ti nascio quel terzo siamo chini chini! Avete anche caro veliano! Totina! Chi è? Ieri sera con mio marito. Che c'è fu? Che ti saccia a dire? Per un'ora d'amore non so cosa farei. Abbiamo esibito 3 minuti, solo 3 minuti per... La modernità! Ah? Ma bella verità! Totina! Ma rimane una cosa, ma come siamo organizzati per Pasqua? Non lo so! Ora ci spia a Mimma! Bravo! Mimma! Mimma! Allaggiata di cani, chi c'è? Ma che bimba mia, se sei sorda! Comunque, che c'è? Chi c'è? Piace a Tanina, come siamo mesi per Pasquetta! Ma che ne saccio, Tani! Ma ti sei spellata quasi, atta! Se mi si spellò tutta, perché accattavo un meccatino, succhi di scadente! Ah! Capisci, succhi di scadente! Però se ci spellò, non ce ne fotte niente! Niente! Se mi dove pa' niente! Ma come abbiamo stato sempre insieme, allora se mette pariente? Ah! Ma bella verità! Ma che discorsi su, Rico? Io stavo ordinando la Cain! Già, Pina, vi ha cattato la Cain! Oh, ma erano che decolò il Cain! Semi, ma tu hai l'occhio fino, non ti si può ammucciare niente, però, eh? Se, se, su chi te cacattavo con il cane, però a me non mi piace assai. Io ci disse, ci vuole una chiedo che mi veniva e ci disse, senta, queste quasette mi posso tagliare. Ah, erano chi ti senta denare? Niente, mai si unge con chi ti chiede denare. Itta, su scritto quando mangiavano cato. Ah, ma bella verità. Ma dico io, ma... Senza offesa, così sente la regina Elisabetta. E appunto, senza offesa, perché un zietta. Ma erano chi di offesa? Se tu risantura, erano tre pala un euro. E ci pigliavo pure a me, figlia. Ah, dice con sei, ma la prossima volta non si piglia. Niente nemmeno, dice che ci sei baladiglia. E la vuole prestata, è mia, la vuole prestata. Prima si organizza. Scusate il gesto. Questa cosa me la ricorderò per anni. Dice che... Per anni! Ah, ma ti canciasti i mutanni! Cacciai tu! Ma che discorso su? Ti pare che sogno un'asciata? Povera sì, ma un'asciata! Usavo pure un quartiere, usavo! Che non è male! Io me lavo sempre, me lavo, sai? Me lavo pure quando sogno rinza, perché sogno pulita lo faccio per me! Ah, dice se si fece un bidè! Niente, dice che Arrusso non è chi è! Stava rissando all'Ucuta, sta rissando. Prima si organizza, un invita, vuole pizzata la riglia e mi fa sta sbrazzata a mia! Ah! Ma bella verità! A monenne, va! Va bene! Questi erano i quattro gusti, ma andiamo a... No! Voglio guardare, guarda, vai, come giro da questa parte. Oh! Mi piace. Ma che fai? Ho visto lo fai bene. Perché lo fai, mi fai bene quando ti chiedi, capite? Sappua. Appunto, spostati, spostati. Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere. E sono qui per rifarti il... Look! Oh, che è? Ma c'è l'età pillola a mio nonno. Ma mi faccio sapere, non è un fight. Tu, capisci che chi tu già ci vinne? Ma che ti... Vabbè, 106 anni, non le fai mai la mano. Ma fammi i capelli, per cortesia. Vieni qua. Io me li faccio da Extreme i capelli, fammeli bene. Oh. Appoggia le tue secchie natiche. No, non ce li ho. Che bella cosa, perdonata, che a te chiamano l'incantatore di serpenti. Non è vero. Papà, viene gente da tutta Italia al mio salone. Sì. È venuto un romano e mi ha detto: Christoph, fammi i capelli neri corvino. E tu che gli hai fatto? Ci mise l'aranciata, ove non aveva. Putava innello, beh. Ma che c'entra? Comunque, come ti faccio i capelli, tu non ti preoccupare. Sì. Black. Oh, oh. Oh, questo lo vai bene. Ho capito, so, questo lo vai bene. Però... Tu non ti preoccupare. Ma chi ha avuto bell'acqua? Ah, 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 ah.
Che? Battiti regolari. Ma che cos'è? Hai un stetoscopio. Ma che... Comunque, compare, ti manda i saluti la ragazza di mio cugino. Chi è? Maddalena, detta Fraddolosa. E per chi? Un salavamo cuo, da veramente crescia capire che mi ha messo la sciaipa. Non può capire, mio cugino ci fece un socchiotto per la... Che stava mangiando un evoli di siccia, pariamo. Ma che schifo! Neanche tu lo volevi dire! Mi stava schifiando. Ma... Comunque, compa, che? Non sono qui per parlare di gente a base di pesce, sì, ma sono qui per rifarti il look. Se dici a mettere la base... Questo look l'ho chiamato mia suocera. Scusami, ma questi sono due palloncini gonfiati. E picchi chi da quanto mi puncio. Ma... La Sicilia si sa, è famosa in tutto il mondo, ma è scoppiata anche da noi la mania per i piatti esotici. E adesso ce ne parla Giovanni Sanso, un nuovo chef che si occupa di piatti esotici e sta spopolando su internet. Allora, che c'ho? Se andiamo a fare un bello risotto con pochi peperoncini, non ci stanticchi. Ci mettiamo un po' di peperoncino da dentro la scotellina, no? Poi pigliamo una tua sacchetta di peperoncini in altro tipo e ci mettiamo un po'. Poi, visto che ne pare se picca, e cecca, ci mettiamo una tua piatta di peperoncini che se ne che giusto. Oh, li mettiamo a modo all'acqua, i bagna, i poliziani, e ci eravamo tutta l'itti. Oh, li scolamo bella sistemata e addumiamo un mosso, dai, cecca. Oh, la pignata giusta e 60 kg di peperoncini. E arrivano tutte cose che facciamo scottare come è giù, dai, cecca. Oh, una volta che scottiamo un poco, picchiamo molto d'oro e ne schepentiamo una pala, così facciamo un po' di provolata, dai, cecca, perché immagini stamattina. Oh, dalle 60 kg va a muore, ti addormisce per sé. Un po' di patate, un po' di cipolle, un po' di scalogna, un po' di sedano, giusto, abbondano, visto che siamo assai, sei nata abbondante. Oh, ma cuccia, merda, grande, viaggia, quattro c'era molto, un pezzo di legno, i pescottari di molto, d'aura, ci mettiamo, non lo so, che minchia che sono, non lo so, però ci come su, ci sera su babbala. Tagliamo un peperoncino, così, e ginghiamo una tua pezzolina, e cecca, una tua salata su per i peperoncini. Oh, e pigliamo un risotto, e guariamo un mosso, e cecca, pigliamo 60 litri, voglio, occhio che do diesel però, giusto? Ehi cecca, un bello poco d'occhio lo facciamo cuocere a temperatura, da acqua, a bocchiere qua, ehi cecca, oh, ci abbassiamo e mettiamo là, a questo facciamo raffreddare un poco, no? Oh, e poi mettiamo il rinnovo, che a questo ottaina ne passa a mettere là, va. Comunque ci mettiamo a dare, c'è una morte, dai la lattuga che ci può dire tutto ordine, e assoppiamo tutte cose che non gli fanno a quando si abbuciano tutto qua, dai papà, andate a diventare lì, appena diventano belle nevole, belle case, su papà pronte per la monnezza, i picchi e i scuoli, dai cerca una ruota, oh, i picchiamo e li mettiamo da, guardiamo l'occhio, andiamo 20 secondi e lo portiamo tutte cose da sopra la balata, e cerca. Oh, ci siamo appena accorti, sono cloro, danno oro, no, peperoncini, o peperoncini su, ma tu proprio di peperoncini su, a te poca si cucina solo un all'occhio, no, so, c'è, e cecca, oh, acqua e occhio, e peperoncini, mi lusso, così, tu, queste cose non ha mangiato mai, e cecca, che bello risotto che ha mai, mica se tu mangi non dà lo spicchicchio, dai, che cecca, oh, acqua e occhio, quindi, mi lusso, ne. Cosa era bella, che un bello risotto fatto proprio a mixare. A mixare, così ne ho mangiato uno. Scrivete X al rice, 50 kg di peperoncino, così senza esagerare, faccio per scottare i morti, faccio ciro a pastiti, faccio litri di yoghi di moto, faccio pezzi di lingua, scalogna, ci può agghiettare. Ah, tu cuore l'agghiettare, la mia bella. Giovanni Sanso! Nella pagina Facebook Iddu, andatela a seguire perché è fantastico, bravo, bellissimo, bravo, anche bravo. Questa è Sicilia Cabaret! Sì. Confessione! Pace bene peccatori, perché il peccato è peccato, avanti il peccatore! Padre peccato! Peccato, Totò! Ho picchiato un mio compagno. Mi peccato! Siccome io sono Ma sei cagato Alex perché vorrei che non è mai chi. Ma niente! E lui mi dice
mettici i gettoni, cambia la compagnia telefonica. Padre, che mi consiglia di fare? Spostate un antice a compig. Per presenza... Per pendenza c'è mamma Maria, prossima volta che da confessare, la volte 9. Ma faccia bene per cacca catone! È un cretino. Ah dai, Ragazzi, se vi volete rilassare, noi abbiamo il guru, il sì. Santone, Santino, il Santone. Santone! Maestro, applauso. Lui ci cura l'anima. L'anima è curata. Buonasera, buonasera. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. No? No, sera. Sera buia, tenebra. Tenebra. Ti ho sempre detto non camminare mai nel buio. Perché? Scegli la luce nel tuo cammino. Dovevi andare in bagno e pisciato nel camerino. Okay. Accendi luce, capisci? Senta, no, mi sto trovando veramente bene. Io le do i soldi, che allora questo... No! Denaro sporco, il denaro te fa cadere in basso. Ok, allora me li... No, scendo io, Pitti, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Tranquillo. Oggi vi voglio parlare di un dubbio, lo voglio condividere con voi. Sì. Ma l'amore è eterno, no. Nonostante il tempo certo. Ci cambia nell'anima, ma soprattutto nel corpo, certo. Ci cambia nel fisico, ma l'amore resta eterno. Per questo vi cito il passo di un grande psicologo. Psicologo? Psiloco. Psiloco. Psicologo. O dottore. Va bene, che è meglio, sì. Tanto sempre a quella categoria a parte. Vorrei incontrarti fra cent'anni, no, questa... okay. Per dirti che sei fatta ranni, un culo come a caffettiera e ti cario pure a rentiera. Allora, ma come si fa ad amare una cosa? Lei deve fare questi... L'amore lei ci deve dare dei consigli più rosei. Come? C'è un consiglio più roseo. Sì, ma rosea da miseria, è l'aria muore. Non si può amare una cosa. Non era questo, maestro. Karma. Calma. Ve lascio con una perla di saggezza. Sì, sì. Se la vita ti mette di fronte a un bivio, tu scegli una strada e vai. Se c'è un altro bivio, scegli una strada e vai. Se c'è un altro bivio, minchia, da BDS. Cioè, compra navigatore, dai. Calma. Ma adesso ci vuole un po' di musica, quella giusta, quella da piazza, quella con Salvo Zunno. No, perché quella sua? Voglio fumare! Direttamente da Catania. Il nostro neomelodico. Neomelodico. C'è il posto di mestiere. L'altro giorno all'improvviso mi son preso di coraggio e mi feci un tatuaggio. Lei non può fare una canzone per ogni cosa che fa di giorno. Sono andato da Tonino che mi feci scondicino, ma puzzava a nicchie vino. Glu 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 glu. Che ma questo è un mago. Io cirissi voglio un drago. Rispose da ubriaco, ora ti ci penso io. Ma che serve il carca? Quando ho visto il risultato, tutta raggia venne su. Che è successo? Non era un drago, pareva un canguro. Con tutta cura infilata un dai! Su una dire... cosa voleva spiegata. Che cosa? Quando vieno ti calasti e fare sta cacata. Ma che cosa c'è? Ma che fai il balletto? Ma pure tu dai, mina fuori! Salvo, saluto! Grazie maestro! Da Catania! Ci viene a... Grazie Catania! Ci avete regalato l'emozione! È lo schifo di Catania! Confessione! Librino ci odia per questo! Pace bene, peccatori! Perché il peccato è peccato! Avanti il peccatore! Padre, ho peccato. Peccato. Penso di aver rubato, padre. Mi peccato. Ho trovato questa borsa con 50.000 euro. Ancora non sono andato dalla polizia, ma penso di tenermele. Lei, che mi consiglia di fare? Rammenna la metà, se no me la pacca. Ma il segreto confessionale. E penitenza c'è per Maria anticipa me recero come a Catterise. Faccia bene perché ma che persona. Il segreto confessionale. Stiamo scavando. Va bene ragazzi, adesso saliamo dopo sì. Questo momento acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi no. Allora calma no, calma. Visto qualcuno che si è scandalizzato. Perché? Suki in giapponese vuol dire amore. Ah, ma cavolia, dille sempre. Siamo ormai in un mondo globalizzato, quindi andate a studiare, questo vuol dire amore. Amore, mia azienda si chiama amore, è cavolia. Ogni volta che dirà Suki vorrà dire amore, non vi scandalizzate. Amore, Suki! No, non lo dica così, però. Lo dico così, però okay. Dico, e tra l'altro
prodotto è famosissimo, basta, in tutto il mondo, questo prodotto è venduto in tutto il mondo, tra l'altro nei paesi anglosassoni stiamo vendendo casino, signor. Casino? Sì, solo che la unità di misura è diversa, là si vende in oncia. E poi teniamo, buonasera, onciaso! E noi no, diciamo... No, 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 utilizziamo l'italiano, chili, qua si vende a chili. A chili succhi! No, ma lasciamo perdere, vendiamo in grammi. Grammi succhi, va bene. Però, signor, questa settimana parliamo di dolci. Sì. Abbiamo inventato dolce buonissimo, mia azienda ci ha lavorato. Abbiamo che inventato dolce? Un dolce, abbiamo messo dentro la soia, nostro prodotto, e abbiamo inventato una mousse. Posso vendere mousse? Posso... Venda, venda. Sì, sì. Musucchi a 5 euro! No, perché no? Un succhio a 4 euro! No, non ci piace. No, un succhio gratis! No! Cos'è? Ma non è quello il problema! È buonissimo, la composizione in Sicilia significa altro. Vada avanti, vada avanti. Ma cacchi mio! Io? Ma se sei un nano? Tacchi mio! Un po' sì, la persona. Io nano, dico no, tacchi mio, attitente domicili, che capito? Io... Takaki, mia Takaki. Ah, mia Takaki. Chi? E lui ha detto vai là e porta succhi a Mila e Shiro. Non io siamo Mila e Shiro. Mila. No, Mila, niente Shiro. Mila succhi. Non siamo Mila e Shiro e non vuoi... Lasci perdere. A nome di tutta la mia azienda dico sugatevi. No! Scusate! Sugate, sì! No, basta! Io vado via, però noi orgogliosi! Abbiamo stretto rapporto con un'azienda famosissima da un mese! Azienda Certosa! Bellissimo! E come sta andando? Bene? Certosa, succhi, va bene! Ma incredibile! Ma chi ci deve aiutare? Ma veramente, ci scusiamo, scusate, ci scusiamo con tutti! Mamma ci scusiamo mia. Con Gesù, ci scusiamo con... No, io Gesù. Non lo devi dire! Ho detto che non lo devi dire! Ma sempre a me avete mocca, dottore. È lui. Avete tu sapete qual è? Qual è? Concecchio di spia. Me ne succede un giorno un mafero occhio. Tipo? Un mese passato va a trovare un cugino mio che a chi ci piace camminare, addirittura ci dedicano una sata tutta sua. Sai come si chiama questa sata? Come? Il cammino di Santiago. Santiago però. No, okay. Cioè tu immagina, io ci dedicano 800 km e a me mi dedicano Piazza Croce. Pesante. Tu immagini. Poi dire comunque cominciavo a camminare, dopo 15 anni in San Chizza mi vende una sita e mi vende aiutare mia cucina, mi pittò un bicchiere d'aranciata che da russa. Ah, chi è sua cugina? Sanguinella. Ah, scusi, non c'è... Ma che come non c'è è? Comunque non è Sanguinella. È Sanguinella, siamo okay. Parianti. Ah, ok. Dopo un mese arrivavo perché c'è un mese di strada. C'è sta cugina, ma voleva dare una curiosità. Ma per caso ha trovato un pari di Skype? Perché? Dice, c'è sto picchio, lo sappiamo, non ne capessi Skype o segno. Lo sapevamo tutti. Alla fine del cammino di Santiago. Dice, ma perché te la facci sapere? C'è sta come va bene? Dice, perché non ti faceva accompagnare il tuo cugino che aveva la macchina che stava a Dacia? San vero. Sandro è suo cugino. Dice, ci stiamo, stai dicendo ora che ho tutti i papuli nepea. Dice, ora fai un'acqua, se dice, pigli una bacinella, ci metto un po' d'acqua, cavolo un po' di sale e ti fa bagnomaria. Ci sta, c'è lui dato pure un gabinetto a mia mamma. Ma un mafero chioveccio. Ma... A verità, sapete qual è? Con c'è più rispetto. Non possiamo fare altro che scusarci, ma è finita. Casugno! Ma non è finita, signor Matanga! Vi ho portato Piero Tenze! Ti metti il supino? Stavo per scusarmi con la gente, ma più tardi le scuse non serviranno dopo il tuo pezzo. Scusi tu papà, te la pongo qua. Parapapapà. Poesia. Ondulatorio sussultorio. E da quest'anno rotatorio. Bravo Piero Tenze! Che artista completo, signor professor Piero Tenze! Fa chiamare professor, le professor. Perché la dovrei laureato chiamare? In scienze delle relazioni internazionali. Cioè? Hai un figlio spaiettuto in tutto il mondo. Un poco di qua, un poco di là, la pongo di qua, la pongo di là. Parapero parapà. Sogno me ghito te, sogno number one. Ma tenga, perché non te va coi che?
Eri fascista, dai, tu. Un padre. No, io sono veramente scandalizzato. Come perché scandalizzato? Cioè, dopo una puntata veramente già tremenda, cioè mi arriva lei e la fine. Parla sempre a mano la pace. Riccilo, riccilo, riccilo. Parla sempre a mano. Riccilo, riccilo, riccilo. Accertato senza alcuna controversia la mia illimitata destrezza espressiva sia dal punto di vista artistico che dell'idioma, risulta superfluo obiettare la sua analisi insulsa e inane. Non sa neanche che vuol dire. Cosa significa controversia? Controversia? E praticamente tipo quando c'è una strada a cavare un messo e tu ve ne da banna, tu sei in controversia. Poesia. Poesia. Destrezza. Destrezza è contrario di sinistrezza. Troppo facile. Insulso. Insulso attivo quando tu vai in no pub e ti dice voglio le patatine. Insulsa rosa, insulsa vano. Voto, voto. Bravo Piero Denze. Bravo, bravo, applaudito. Ormai... Fatelo vedere i nostri figli, dai, su. Oh. Dai, dai, poi ne parliamo fra 10 anni. Questo qua insegna la vita attraverso aggraziate gestualità filosofiche. Lei cosa ha detto? Ma cosa vuol dire? Che cosa? Cosa fai? Perché praticamente spiego la vita con i gesti. Facci vedere. E questa sera ho portato vedere una coreografia che voglio dedicare a lei, che ogni volta lo sputto, le vero. Mi sembra giusto che poi la gente lo bullizza. A me bullizza. A picchia per fissa sei, perché un te se la votata eravamo in mezza alzata e ti sei signor Matanga. Sento lo scroscio. E le insegnerò. Fate, ci vogliono 6 bollini rossi per questo pezzo. Non perché ci sono parolacce, cioè per... c'è la tascezza di questo pezzo. E quindi quando le fanno questo gesto, lei deve rispondere esattamente così. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che vuol dire? Faccio un pitoso e tu so che... Bravo Piero Denze! Un artista eclettico, versatile, ma soprattutto mutante! Mutante? Vieni mutante o mercatino, 5 paratero. Lasciatelo perdere, ci trasfanzi, restiamo a Palermo perché oggi Stefano Piazza è rimasto qui per intervistare i palermitani. In Sicilia chi comanda, l'uomo o la donna? La donna. Perché porta i pantaloni come l'uomo? Assolutissimamente l'uomo. Ormai non comanda più l'uomo, comanda la donna. Se tu vai a chiedere la femmina tua, chissà, ti fa bene i capelli bianchi. No, noi siamo molto più superiori. La donna ormai ha le palle, l'uomo non le ha più. Riusciamo a ottenere sempre quello che vogliamo in qualsiasi modo. Se sono sposato ti posso dire che comanda la donna. L'uomo. L'uomo è cacciatore. Lei si sente cacciatore? Certo. Un cacciatore caccia gli? Gli uccelli. La donna. Quindi lei cerca gli? No, l'uomo è superiore. Perché comanda l'uomo? Perché quando non c'è la femmina comanda l'uomo. Reciprocamente. Reciprocamente. Non so che vuoi dire per reciprocamente. Per me l'uomo. Ci possono avere 2 versioni. Questa va in giro su internet, quindi la vede pure mia moglie. Certo. Quindi comanda la donna. In una società un pochino più moderna c'è più una collaborazione. Principalmente comanda la donna perché c'ha la protuberanza che all'uomo piace. In camera da letto chi comanda? In tutto comanda la donna. Perché se non ci fossero i femmini fossimo tutte chi razza tante. Mister muscolo. Ma questo uomo a che serve? A portare i soldi a casa. La sera chi è che decide dove si va? Preferisco decidere io. Perché? Cerco i sparagnà. Se verrebbe da me una donna e mi direbbe... Se venisse da me una donna, però a me mi piaceva verrebbe. Perché in Sicilia comanda la donna? Perché la coppola è donna. La Sicilia è femmina. L'etno è femmina. La concatore è puro femmina. La cassata. La canna è femmina. Il fumo è maschio. La puttana è femmina. La minchia è puro femmina, però ce l'avevo io. La trinacria è femmina. Si racconta di una ragazza molto educata chiamata Trimutore. Quindi veniva intitolata da lei la Sicilia, Trinacria proprio per lei. Cazzata. Nicoletta mi sembra che lei stia citando. Trimutura. Quindi da Nicoletta Trimutura nasce la... Trinacria. Ne abbiamo sentite tante, ma una così non l'avevamo sentita mai. Chi comanda?
comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Comanda l'uomo in Sicilia. Ricordo che si doveva vendere una casa in famiglia e mio zio Ignazio, uomo tutto d'un pezzo, a un certo punto disse alle sue sorelle: basta, decido io, il figlio maschio sono io, si vende 100.000 euro. Ma sei pazzo, vale molto di più. E allora i cavi si porto io, figlio maschio sogno io e decido io, e poi morisse mia moglie. In Sicilia chi comanda, l'uomo o la donna? Ce lo chiediamo sempre. Una delle discussioni più consuete è: l'uomo può procreare senza la donna e viceversa? Che mi sembra un po' banale, perché in realtà servono entrambi. Ma quello che ho sentito l'altra volta sancisce il potere in mano alla donna. C'era un amico mio che diceva alla sua ragazza: tu senza di me un figlio non lo puoi fare, perché se io non calo l'asso tu vai liscio. E lei: senti Gio, da quando c'è la banca del seme, se l'asso non lo cale subito ti arresti a nema. In Sicilia comanda la donna, perché tutto ciò che è maschio quando arriva qua diventa femmina. Ma vi sembra normale, per esempio, che il fico d'India diventa afecoregna, il tonno diventa atonnina, il cucchiaio di legno a cucchiare legno, e chi ce l'ha in mano sempre sa cucchiare legno? La donna. E mentre in Italia ca cucchiare legno si cucina, in Sicilia si cafudda. Ricordo che mia madre mi cafuddava, e poi appena arrivato a pace ciurica a tua pace, arrivava mio padre: sai che fici tuo figlio? Questo e questo, niente gli devi dire. Mio padre: vabbè, niente gli deve dire. Ci penso io: ovvero tu, la prossima volta che fai questa cosa, usai che faccio? No, giurica a tua madre. Insomma, in Sicilia comanda la donna, secondo me, perché la Sicilia stessa è come una bella femmina che non vorresti mai lasciare. Ma purtroppo anche quest'anno i numeri dicono il contrario. Molti siciliani l'hanno lasciata per andare a cercare lavoro altrove. Ma come direbbe Rosa Balistreri, una grande donna che ha rappresentato la bella Sicilia che lotta, chi l'ha detto che per realizzarmi la devo lasciare? Anzi, tutti lo dissi, cataglia a lasciare, meglio la morte e non che sfortunare. Stefano Piazza! Stato di lume cori, l'amore mio se tu. Un applauso anche a Rosa Balistreri, grazie per questa decima puntata di Sicilia Cabaret. Grazie a tutti voi che siete venuti a trovarci, grazie a voi a casa che ci guardate in tantissimi. Insomma, Sicilia Cabaret siamo tutti noi, e soprattutto sono loro i comici di Sicilia Cabaret. Le vini del cuore per questa occasione, questa è la isola dell'emozione, qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giro e tu metto la...